continua la crescita del traffico ferroviario nel porto di Trieste, più di 2.000 treni, più 20%, movimentati tra gennaio e marzo 2017, un trimestre nel quale la movimentazione delle merci ha registrato una flessione del 2% sui volumi totali. Per il presidente dell'autorità di sistema portuale D'Agostino, la crescita del traffico ferroviario è segno che Trieste ha la ferrovia nel DNA e qui sta la sua forza. Dal 2015 a oggi, ha detto, abbiamo fatto grandi progressi in questo settore grazie all'ottimizzazione della manovra ferroviaria, all'investimento sui locomotori, sul personale e sull'infrastruttura esistente che ha ancora ottimi margini di crescita. Per quanto riguarda la movimentazione delle merci, la flessione è collegata alle rinfuse liquide e dovuta ad alcune operazioni programmate di manutenzione ordinaria alla SIOT. Buona ripresa invece nel settore container con 137.220 TEU movimentati nel primo trimestre 2017, più 14%. In crescita anche le merci varie, il comparto RoRo con 74.358 unità transitate, oltre il più 2%. Il container, ha concluso D'Agostino, nel 2017 sta dando grandi soddisfazioni al porto di Trieste, trainato dall'incremento dei nuovi servizi marittimi intercontinentali e dai nuovi servizi intermodali internazionali con Est Europa, Germania e Austria. Si è entrati, dice, in un circolo virtuoso che inizia a dare i suoi frutti.